Nel giorno della festa dei lavoratori non sono dati positivi quelli legati al tasso occupazionale nella nostra regione. Nel 2022 l'Abruzzo si colloca all'ultimo posto tra le regioni italiane in termini di variazione percentuale degli occupati. In ogni anno ci sono oltre 10.000 posti in meno, con una flessione del 2%, a differenza di quanto avviene in altre regioni che hanno performance positive. Per Carmine Ranieri, segretario della CGIL Abruzzo Molise, intervenuto a Giulianova per il consueto corteo organizzato per le celebrazioni della festa dei lavoratori, è un primo maggio di mobilitazione. L'Abruzzo è una delle regioni che ha fatto maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali e alla cassa integrazione, e quindi abbiamo un sistema economico in difficoltà. Oltretutto c'è poco da festeggiare in questo primo maggio, perché continuano le morti e gli incidenti sul lavoro, e proprio oggi il governo si appresta ad approvare un decreto che taglierà i sussidi. Sappiamo i tagli sul reddito di cittadinanza, tante persone che saranno disperate per quello insomma che accadrà, e soprattutto un decreto che aumenterà la precarietà con le nuove norme sul tempo determinato, che consentiranno alle imprese di utilizzare il tempo determinato per più tempo e posticipando il tempo in cui è obbligatorio indicare la causale. Quindi delle norme che creano più precarietà, più povertà, più insicurezza. Quindi un primo maggio di festa, ma anche un primo maggio di mobilitazione. Noi saremo impegnati nelle manifestazioni del 6 maggio a Bologna, del 13 a Milano e del 20 a Napoli, e quindi ci sarà tutto un percorso di mobilitazione in cui chiediamo al governo di modificare la politica economica e sociale del paese. Purem, Betafens, Brioni, Reginella, Strada dei Parchi sono solo alcune delle tante vertenze aperte. La sfida per i sindacati è quella di rilanciare gli investimenti, assicurare le commesse alle aziende e trovare nuovi sbocchi, nuovi mercati per rilanciare l'occupazione in regione. È importante l'attenzione che le istituzioni rivolgono al primo maggio, perché le istituzioni sono importanti per prevenire appunto i fenomeni di morti sul lavoro, di precariato, e quindi è necessario che ci sia un coinvolgimento corale dei lavoratori e delle istituzioni.